comunque noi andiamo su verso Musna Prevedecolo. E buongiorno! Era già un buongiorno poco fa, adesso lo è ancora di più. Cominciamo a fare una bella camminata, sempre qui nella meravigliosa Falfalotta, e ci dirigiamo su questi monticelli qua. Ci arriviamo. Piccolo cambio di rotta, abbiamo deciso di prendere questo sentiero, che non è nient'altro che la parte iniziale del circuito d'anello qui della Falfalotta. È arrampicoso? Un po', preferivo fare il piano. Vabbè, ma subito anche di là, Pazzesco, è super impegnativo questo tratto qua. Sono 25 minuti che ci sta arrampicando su sto sentiero. Mamma mia. Lei. Allora qui si è un attimino spianata, per fortuna, perché stavamo morendo su quel sentiero. Abbiamo fatto praticamente un'ora, abbiamo fatto solo, aiuto, 2 chilometri. Qui c'è un bellissimo tavolo da picnic. Ecco, per esempio qua con la tenda non sarebbe brutto. Guarda, è tutto piano, c'è il tavolino. Dritti dovrebbe esserci il prato. E usciamo dal bosco. Arriva Happy? Sì, prima voglio vedere il bosco, il piano. Il verde. Esatto. Anche qua niente tempo. Quanto ce vo'? Scriviamolo. Di qua e di qua. E che cacchio. E discesa fu. Ma che passo veloce che ha preso questa signora qua. Sai che mi tremano le gambe a fare la discesa? Lo so, adesso ti abitui un attimino. Oddio. Abbiamo fatto un piccolo cambio di destinazione, abbiamo incontrato dei local, abbiamo chiesto a che punto eravamo per il tragitto sulle creste, ma era ancora bello lungo da dover fare. Circa 2 ore, tutte nel prato, al sole, con gli zaini, così ce l'hanno sinceramente sconsigliato anche loro. Per cui adesso facciamo questo tratto qui, vediamo di chiudere tutto l'anello della Falfalotta. Adesso stiamo scendendo e le gambe fanno Giacomo e anche Carlo. Mamma mia, chissà come mai, anche qui, montagne e tonnellate di legna di piante tagliate. Tutto anche qua di fronte. Mamma mia. Spettacolare comunque come giornata. Laggiù c'è il Monte Guglielmo. E siamo tutti e due al sole cocente. Proseguiamo, la strada è sempre in discesa, adesso nulla di complicato. Però mi dispiace per tutto sto disastro qua. E camminando abbiamo raggiunto anche la panchina gigante della Falfalotta, che ovviamente è tipica della Falfalotta e non ha nulla a che fare con le altre panchine giganti. Andiamo a vederla? Si sale da qua. Sì, è proprio gigante però questa qua, è un po' più grossa. Bellissima! Madò, va che roba! E qui come si sale adesso? Qua?
così. Allora, ci sono quattro panchine come questa su un circuito da poter fare. Adesso questa non so quale numero è, ma comunque è giganterrima. È giganterrima. Guardate un po'. Guarda un po' che roba, oh. Ho fatto anche una piccola dronata. Bella, bella, bella. Guarda, confronto a te. È un panchinone. Ma ciao. Che senza cercarla, la panchina gigante ce la siamo cuccata. Cioè, magari camminando troviamo anche le altre. Boh. Vediamo. Intanto noi proseguiamo col nostro giro. Qui siamo tutti esposti al sole e la strada percorre tutto il bordo della montagna. E dovremmo infilarci nel bosco laggiù, che almeno si sta un po' più freschi. Via, 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 via! Lì giù si vede l'ultimo, il tratto iniziale in alto della pista da sci della Valpalotta. Quindi noi dobbiamo scendere e arrivare fin laggiù. Hai voglia, gammina? Tac. Dai, l'ultima fatica l'abbiamo fatta. Adesso tutta discesa. Yeah! Anche semplice perché è una strada semi asfaltata, un po' sterrata, però è molto semplice. Ci vediamo direttamente a valle. Ma guarda che bello. Ecco, praticamente in questo punto abbiamo chiuso l'anello. Perché noi siamo andati su di lì prima. Abbiamo fatto il giro, ci siamo arrampicati su in cima. Che siamo scesi dalla stradina. E adesso qui siamo arrivati in valle. Qualche centinaia di metri. E siamo arrivati alla macchina. Bene, giunti al punto di partenza. Chiudiamo anche il conteggio. Vediamo, chiuditi, t'ha detto chiuditi, salvataggio, vediamo, vetro un po' sporco, 7,81, guarda che bello anello che abbiamo fatto, 400 metri di dislivello e 3 ore, oh, 3 ore ormai siamo abbonati.